Colpita aspersore, acqua santa, scaccia il demone dell'eresia, nascosto nel buio degli angiporti. Fermo, lontano, nel silenzio, attonito dei portici, l'anima sulle labbra, devotamente trasumanati fra Dante e Francesco, si può amare, un attimo, perfino il nostro prossimo, in questa notte a San Pellegrino. È pieno soltanto di vento. Si è recuperato che ha voglia di stare in vostra compagnia. Ma quando torno a casa e mia moglie ha un piano sulle spalle, contro la straccia, potrebbe narrare. E le persone più disparate anche ad argomenti diversi, quindi no, dalla poesia alla musica, e diciamo come si è stato fatto già nella prima sorlera introdurrà, quindi apriamo poi delle variazioni. Non vi fermate, voi continuate a passeggiare. Ci laggiù al muro, la stessa scena. Quanti nemmeno conoscono il tuo nome, quanti
prestissimo lo dimenticheranno. Quanti che oggi ti innalzano con lodi, subito, forse prestissimo, ti copriranno di improperi. Pensa quanto poco vale il ricordo, la gloria e qualsiasi altra cosa. Problemi non vengono considerati tali perché vengono ritenuti infantili. A volte anche noi siamo ritenuti infantili. Io penso che gli adulti non abbiano il diritto di fare queste osservazioni. Penso che dovrebbero esserci d'aiuto e non fregarsene, ma neanche soffocarci con le loro idee e progetti mai realizzati. Inizio a dover affrontare scelte importanti in piena autonomia, inizio ad entrare nella società. Certamente, tutto ciò mi responsabilizza sempre più. Di Luca, al centro di Luca. Sì. Il Marocco. Ogni parte, se giro la testa, vedo le chiese, come se forse sono salito alla torre di la Kutubia di Marrakesh. Li vedo da tutte le parti, ci sono le mosche, più tanti che le chiese intorno a questa torre. Questo figlio, chi gliel'ha dato? Hanno fregato uno di Luca, siamo Vincenzo Moreno. Sì, è il solito trucco, eh. Benissimo, ok, possiamo passare alla relazione numero C.
Si lavava a un punto d'acqua nudo come un verme. Una pastora lo sorprese, di scatto l'uomo afferrò i pantaloni e si coprì il viso senza curarsi di coprirsi il sesso. Un corpo senza i segni caratteristici del viso può appartenere a tutti e a nessuno. Viceversa, le espressioni ed i sentimenti che si manifestano su un viso non possono che riferirsi ad una persona determinata. L'origine ancestrale di portare lo shesh, ancora completamente sconosciuta, suscita numerosi interrogativi. All'origine di questo costume sarebbe la necessità di un velo a protezione delle vie respiratorie in un paese dove la secchezza dell'aria è notevole e costituisce una necessaria protezione contro il calore eccessivo ed il vento forte. Per ciò che riguarda il colore, può cambiare dal nero e dal bianco classici al blu, dal quale deriva l'appellativo di uomini blu, con il quale Tuareg sono maggiormente conosciuti nel mondo. Così Martino Bonvisi, lustrante nell'armi, sopra un destriero superbo, in corsaletto con soprasberga di porpora, brocchiere nella sinistra e picca nella destra, poté entrare nella corte del palazzo come trionfatore. Seguì al patibolo Matteo Vannelli, che fu capo della fazione popolare e a cui si dovette la revoca della legge che limitava il lavoro della fabbricazione della seta. E così il popolo fu pronto a inchinarsi e a servire fedelmente i vecchi e nuovi dittatori. Finché le grandi masse popolari rimarranno ai margini della cultura, la loro vita sociale sarà dettata da altre classi sociali, culturalmente ed economicamente superiori, e non sarà mai emancipazione, ma solo e sempre costrizione. La cultura deve essere il lievito della coscienza popolare per la sua autodeterminazione, per la sua emancipazione. Thank you.
è una persona che sicuramente ci ha fatto crescere umanamente tantissimo. Ha messo a disposizione tanto tempo, è venuto da Luca apposta, è una persona che oltre a insegnarci qualcosa sul teatro ci ha veramente fatto crescere umanamente come persone, perché come prima cosa soprattutto ha stimolato in noi tante domande e siamo così un po' tutti maturati. È il nostro regista, si chiama Vincenzo Moretta. Thank you.